La segreteria provinciale della UIL torna ad alzare la voce su quelle che vengono definite pesanti irregolarità dell'ASP numero 1 di Agrigento. Una vicenda che ha già visto la condanna dell'azienda sanitaria provinciale da parte del giudice del lavoro con 3 sentenze gemelle al risarcimento in favore di altrettanti lavoratori di 7 mensilità ciascuno. La questione riguarda l'avvio al lavoro, seppur temporaneo, del cosiddetto personale ausiliario infermieristico ed è proprio da quella vicenda che il segretario generale della UIL, Aldo Broccio, ha voluto far partire la sua riflessione odierna. Il percorso nostro è stato basato, ripeto, prima sul ragionamento, poi sulle iniziative legali che ci hanno dato ragione. E ci hanno dato ragione perché le prime 3 sentenze sanciscono in maniera inequivocabile il comportamento irregolare dei vertici dell'azienda sanitaria provinciale. Quindi, partendo da questo, adesso viene un'altra parte di percorso che ci auguriamo venga svolto con la massima serenità, regolarità e trasparenza dai vertici dell'ASP. Diversamente il sindacato e quindi noi, nostro malgrado, anziché svolgere il ruolo negoziale e il ruolo che è pertinente del sindacato, saremo costretti ancora una volta ad adire le vie legali. Mentre altri ricorsi sono ancora in attesa di definizione, di recente, nonostante le sentenze, la UIL ravvisa e denuncia nuove irregolarità nello scorrimento della graduatoria interna. La graduatoria è una graduatoria a scorrimento. Lo dice la parola stessa, una graduatoria a scorrimento va, come dire, nome per nome esitata. Se un lavoratore risponde ed è disponibile, va al lavoro, se non è disponibile si passa a quello successivo. Nel caso in specie invece diciamo che si è fatto un salto di 120 persone che non sono state chiamate, che ne avevano diritto, e si è passati a quelli successivi. Ci è stato detto che, diciamo, i termini erano corretti e che non si erano chiamati i lavoratori in specie perché non c'erano i fondi disponibili per poterli chiamare. È una menzogna, perché al posto di questa gente erano stati chiamati altri lavoratori e la spesa è identica per ciascun lavoratore. L'intento, precisano da UIL e UIL CPO, è quello di ristabilire il diritto dei lavoratori nel rispetto dei tempi stabiliti dalla legge. Vogliamo evitare che questa questione venga, come dire, utilizzata tra virgolette a fini elettorali, come purtroppo spesso accade. Ed un'altra cosa importante, stabilire in un momento difficile come questo per il lavoro in Italia, in specie in Sicilia, un criterio che sia un criterio di giustizia. Lavoratori che da 7 contratti aspettano di avere un contratto anche a tempo indeterminato, così come stabilisce la legge, sono là ad aspettare e a pietire di poter lavorare 3 mesi presso una struttura pubblica. È assolutamente inammissibile. Intanto annunciano, in caso di mancanza di dialogo con l'azienda sanitaria provinciale, una nuova azione legale. Dal canto suo, il commissario dell'ASP 1 di Agrigento, Salvatore Messina, contattato da noi telefonicamente, si riserva di commentare la vicenda al suo rientro in sede. Sorpresa.